Come servitori della parola di Gesù, siamo chiamati a non ostentare apparenze e a non ricercare gloria. Nemmeno possiamo essere tristi o lamentosi. Chi annuncia la speranza di Gesù è portatore di gioia e vede lontano, perché sa guardare al di là del male e dei problemi. Papa Francesco parla così agli oltre 15.000 catechisti arrivati in piazza San Pietro per il loro giubileo. Ricorda che ogni contenuto della fede da trasmettere diventa bello se collegato al primo annuncio. Gesù è risorto e ti ama personalmente, così come sei. Fagli posto, nonostante le delusioni e le ferite della vita, lasciagli la possibilità di amarti, non ti deluderà. È amando che si annuncia Dio amore, non a forza di convincere, ma imponendo la verità, nemmeno irrigidendosi attorno a qualche obbligo religioso o morale. Dio si annuncia incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro cammino, perché il Signore non è una idea, ma una persona viva. Il suo messaggio passa con la testimonianza semplice e vera, con l'ascolto e l'accoglienza, con la gioia che si irradia. Non si parla bene di Gesù quando si è tristi, dice ancora il Papa, e non si trasmette la bellezza di Dio solo facendo belle prediche. Si annuncia vivendo nell'oggi il Vangelo della carità, accogliendo il povero Lazzaro ignorato dal ricco epulone della parabola inserita nel Vangelo domenicale. Nel cuore del ricco, che banchetta mentre alla sua porta Lazzaro soffre fame e malattie, è entrata la mondanità che anestetizza l'anima. Vede solo le apparenze e non si accorge degli altri, perché diventa indifferente a tutto. Vive per sé, ma non ha nemmeno un nome, non fa la storia. Un cristiano deve fare la storia, deve uscire di se stesso per fare la storia, ma chi vive per sé non fa la storia. L'insensibilità di oggi scava abissi imbancabili per sempre. E noi siamo caduti in questo mondo, in questo momento, in questa malattia dell'indifferenza, dell'egoismo, della mondanità. Mentre il ricco ostenta la sua vita opulenta, Lazzaro non si lamenta o protesta per la sua condizione. Così noi, come servitori della parola di Gesù, dice ancora Papa Francesco, rivolto ai catechisti, non siamo profeti di sventura che si compiacciono di scovare pericoli o deviazioni, né gente che si trincera nei propri ambienti, emettendo giudizi amari sulla società, sulla Chiesa, su tutto e tutti. Lo scetticismo lamentevole non appartiene a chi è familiare con la parola di Dio. Guardare lontano, al di là del male e dei problemi, quindi, ma anche vicino, attenti al prossimo e alle sue necessità. Dinanzi a tanti Lazzaro che vediamo, siamo chiamati a inquietarci, a trovare vie per incontrare e aiutare, senza delegare sempre ad altri o dire ti aiuterò domani. Oggi non ho tempo, ti aiuterò domani. E questo è un peccato. Il tempo per soccorrere gli altri è tempo donato a Gesù, è amore che rimane, è il nostro tesoro in cielo che ci procuriamo qui sulla terra. E al termine della celebrazione, prima della preghiera dell'Angelus, Papa Francesco ringrazia i catechisti per il servizio nella trasmissione della fede, chiedendo alla Madonna che vi aiuti a testimoniare con la vita ciò che trasmettete nella catechesi.